Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo ancora a Isernia nei preparativi della processione del Venerdì Santo. Ebbene, manca pochissimo all'inizio della processione, a questo punto non ci resta che andare a conoscere da vicino le confraternite che parteciperanno come di consueto e come da tanti anni alla processione del Venerdì Santo. Venite con noi. Siamo con Ferdinando Mazzei della Confraternita di Sant'Antonio, coordinatore naturalmente della congrega di questa processione del Venerdì Santo. È passato un altro anno, un'altra processione toccante che naturalmente i cittadini di Isernia si aspettano tra pochissime ore. Come sta andando i preparativi? Siamo dietro le quinte, quindi c'è il grande fermento. I preparativi, ringraziando il nostro Signore, stanno andando abbastanza bene, anche se diciamo che questo è l'ultimo atto del preparativo, perché noi iniziamo già appena dopo la Candelora, iniziamo le iscrizioni per i portatori dei calvari, delle croci, per gli incappucciati. Prendiamo le prenotazioni perché fino a poco tempo fa la gente non era di meno e allora diciamo chi prima veniva si vestiva. Però siccome sono diversi anni che la gente sta aumentando notevolmente, anche con le nuove generazioni, che per fortuna, ripeto, ringraziamo nostro Signore che partecipano molti giovani a questa processione, allora ci dobbiamo organizzare prendendo le prenotazioni. Cerchiamo di accontentare tutti, sempre in base alla disponibilità delle vesti che abbiamo, per quanto riguarda gli incappucciati, per quanto riguarda i mozzetti. Noi alle 3:30 abbiamo iniziato la consegna dei camici, delle mantelline, anche se il flusso principale arriva verso quest'ora. Per le 7:30 dobbiamo partire, 7:30, 8:15, ogni confraternita parte dalla sua chiesa per raggrupparci poi sopra alla chiesa di Santa Chiara, perché diciamo la processione, la confraternita che organizza la processione è quella di Santa Chiara, le altre confraternite aspettano disposizioni dalla confraternita di Santa Chiara. Anche a diciamo a descrivere un po' l'abbigliamento in questo caso vostro, che è un po' diciamo uniforme, un po' delle confraternite, ma in questo caso come differenziazione per ogni confraternita c'è la vostra mantellina, detta anche noi in dialetto chiamiamo il mozzetto, la mantellina adesso però gli antichi i nostri predecessori chiamavano il mozzetto. Ogni confraternita c'è il suo mozzetto, il suo colore con il suo stemma. Quello nostro logicamente rappresenta Sant'Antonio, è un po' umile perché Sant'Antonio, sapete, era un frate, è un santo che è stato umile. E globalmente è un mozzetto, diciamo, che non è molto appariscente nella sua umiltà, però rappresenta forse quello che è il vero, diciamo, il vero essere della confraternita. In che maniera viene personalizzata, diciamo, questo rito un po'? Il cappuccio anticamente lo portavano soltanto i penitenti, chi voleva espiare i propri peccati, le proprie colpe. Adesso lo portano i portatori dei calvari, le croci, come in gergo si dicono, e qualcuno che accompagna le croci. In genere il cappuccio lo porta chi dà il cambio al portatore della croce. Poi lo porta chi porta Lecce Homo, e invece i mozzetti vanno a volto scoperto, i portatori dei simboli della passione vanno a volto scoperto, che sono le prime due croci, le croci con gli arnesi dei simboli della passione di nostro Signore e la tovaglia, la croce con la tovaglia, quelli vanno a viso scoperto con il mozzetto. Invece per quanto riguarda i portatori dei calvari e Lecce Homo vanno con il cappuccio.
Siamo in compagnia di Antonio Scarselli, organizzatore della Congrega per quanto riguarda la confraternita di Santa Maria del Suffragio. Siamo dietro le quinte, appunto la processione sta per partire. E come sta procedendo l'organizzazione qui appunto per i preparativi? Devo dire che sta procedendo molto bene, siamo in perfetto orario, tutti ben vestiti, tutti perfettamente vestiti. Molto bene, allora intanto come siete organizzati? Quanti di voi parteciperanno della confraternita a quest'anno alla processione? Ne siamo in tutto 35-40 così, poi ci sta chi veste con la mozzetta e chi invece indossa il saio col cappuccio e porta il calvario. Invece per quanto riguarda l'identificativo con appunto la Madonna? La Madonna con le anime del Purgatorio, noi è di obbligo e ce le siamo fatti fare tutti dipinti a mano perché così risaltano un po' di più. Antonio, tu da quanto tempo partecipi alla processione? Saranno da 6 anni che partecipo. 6 anni, adesso quanti ne hai? 11. Quindi insomma hai iniziato piccolino, chi ti ha indotto a partecipare? I tuoi genitori? Sì, mio nonno, mia nonna, mio padre e mia madre. La scelta è stata sua di portare appunto il cappuccio? Sì. Come atto penitenziale? Sì, come atto penitenziale c'è la croce, quindi la croce pesante che uno porta sulla spalla, ma soprattutto è molto suggestivo avere il cappuccio perché nessuno ti riconosce, per cui è una cosa tua. Diciamo che l'atto penitenziale resta molto intimo. Molto intimo, molto molto. Siamo con Vincenzino Pugliese, nuovamente responsabile dei portacroci per quanto riguarda la confraternita appunto della chiesa di Santa Chiara. E allora qui è quasi tutto pronto, a minuti uscirà la processione del Venerdì Santo. Allora andiamo un attimo a descrivere come sono in questo caso abbigliati loro che sono i portacroci, giusto? Loro sono i portacroci. Allora, portacroci della croce del Calvario. La croce dei Calvari. Ci sta chi è abituato in un certo modo, che noi aiutiamo sempre, scalza, come abbiamo parlato pure un po' stamattina. Ci sta chi preferisce andare scalzi oppure solo con le calze intime bianche. Bene, in questo caso oggi non piove, quindi andrà bene così. Andrà bene così. Le coroncine di rovere. Ecco, qui abbiamo proprio una corona di spine, avete utilizzato proprio il rovo. Il rovo, che lo stesso aiutiamo, chi non è molto pratico, le aiutiamo noi. Ecco, ricordiamo che voi le andate appunto a cogliere, sì, dopodiché effettuate appunto la corona per tutti i partecipanti. Incisione, perché ci sta molta gente che trova difficoltà a intrecciarle. Comunque, bene o male, vanno sempre bene, perché si reggono abbastanza bene, c'è sempre un po' di spina, c'è il rovo vero. Ecco. Poi di che altro è composto l'abbigliamento, in questo caso dell'incappucciato? Il cappuccio che viene messo proprio per non far vedere chi ci sta sotto, e la coroncina per dire il rosario per strada, i guanti bianchi per evitare segni identificativi. Identificazione non ce ne devono essere. Quindi non ci sono segni da fare, è impossibile. Ecco, per quanto riguarda il cordone invece, in questo caso è posto al centro o cambia la differenziazione tra la sinistra e la destra? No, va sempre a sinistra, quasi sempre a sinistra. Poi qualcuno che gli dà fastidio cambia posizione, ma altrimenti è sempre sulla sinistra. E cambia, il colore cambia lo stesso dalla confraterna. Per esempio ci sta Sant'Antonio, c'ha lo stesso cordone riportato al mozzettino la mantellina, diciamo. Mantellina. Ognuno ha i suoi colori. Comunque questo è quello più necessario per questi qua che portano le croci. Molto bene. Per tutti gli altri invece la mantellina di che colore è? La mantellina è rossa.
sempre in confraternita. Ogni confraternita ha la sua mantellina. I portastatua invece, i mazzieri, vestono il saio bianco, non portano la corona di spini, portano le scarpe, non vanno scalzi. E c'hanno lo stesso abbigliamento, solo che non hanno gli spini sul copricapo. Siamo con il signor Sergio della confraternita del Santissimo Rosario, oppure detta di San Domenico. Bene, a lei il compito di portare la croce della passione. Ricordiamo appunto che i confratelli hanno il compito di appunto condurre a spalla le croci calvario, poi c'è la croce, quella dietro alle nostre spalle, la croce con il sudario, e poi c'è quella appunto che un po' va a identificare gli ultimi momenti della passione di Gesù. Saprebbe descrivercela in qualche modo? Sì, praticamente ci sono tutti gli strumenti che sono stati usati durante la passione di Cristo, dalle fruste alla scala per la deposizione, ai chiodi, le mani, il calice dell'ultima cena, dove fu l'aceto che fu dato a nostro Signore, e quindi il martello per rinchiodare piedi e mani, quindi tutti quanti gli strumenti che fanno parte della passione di Cristo, praticamente sono rappresentati sulla croce. Insomma, una delle croci probabilmente più significative. Per quanto riguarda invece la vostra confraternita, notiamo che naturalmente rispetto alle altre c'è una distinzione per quanto riguarda la mozzetta, in questo caso che ha un colore nero. Sì, nero. Ogni confraternita ha un colore particolare, il nostro è il nero. Se ce la può descrivere un po', anche se notiamo immediatamente che è molto antica per via del rilievo che diciamo non si riesce quasi più a identificare. Noi abbiamo trovato soltanto alcune mozzette originali dopo la guerra, quando fu distrutta la chiesa di San Domenico, praticamente i resti furono portati, il materiale residuo dopo il bombardamento fu portato nella chiesa del Sacro Cuore dei Cappuccini. Quindi praticamente quello che è rimasto noi l'abbiamo ripreso, cercato di riutilizzare in qualche maniera. Questa è una delle poche mozzette originali che è rimasta. Ecco, le altre le abbiamo dovute rifare da capo, chiaramente con lo stemma della Madonna del Santissimo Rosario. Quanto risalgono? Ne avete fatto una valutazione storica? Non lo sappiamo, perché io personalmente 30 anni fa con degli amici, con padre Luigi Marro, che era il parroco della chiesa del Sacro Cuore di un tempo, abbiamo ripreso queste croci e abbiamo ricominciato a fare la processione, però non so dirle quando risale. Quindi tanti anni di partecipazione in questa confraternita, qual è ancora l'emozione? Dopo tanti anni è sempre così viva e così forte, ma soprattutto vederla poi nei volti della gente che assiste alla processione. Sì, devo essere sincero, questa è una processione che viene seguita con molto silenzio. E quindi è sentita dalla popolazione isernina, veramente c'è silenzio durante il percorso, nessuno che parla, quindi penso che sia da parte di tutti, ci sia la preghiera, spero che ci sia la preghiera da parte di tutti. Thank you.
Bene, la processione del Venerdì Santo è quasi terminata anche per quest'anno. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti e naturalmente vi suggeriamo di seguirci sul canale 11 per il Molise, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 749 Roma Lazio e anche potrete appunto rivederci sul sito internet www.telemolise.com. Grazie per averci seguito. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo».